Siamo in compagnia di Fabrizio Pecci, un giovane imprenditore che, partendo dall'esperienza anche familiare del mondo agricolo, è partito per un'avventura particolare, nuovissima. Pecci, ci sono precedenti in Italia? No, ci sono. Diciamo che un precedente lo possiamo considerare come bambù visto dal punto di vista di business, quindi di produzione agricola. C'era una, prima che noi iniziassimo, una piccola azienda nel Cuneese che aveva iniziato a produrre, a fare reddito dal bambù, cioè coltivava bambù per poi vendere le canne e vendere da un lato i germogli alimentari, quindi produceva il patè e addirittura le foglie, con le foglie faceva tisane e lo dava. Ma diciamo in chiave un po' artigianale, sì, se vogliamo una dire. Una piccola azienda. Allora, intanto continuiamo, Carlo, a vedere qualche immagine che così il pubblico si rende conto da casa di cosa stiamo parlando. Questo cos'è? Questo è il germoglio. Il germoglio è straordinario, ha delle caratteristiche organolettiche uniche. Anche perché, se riflettiamo un attimo, da un germoglio grande come una bottiglia d'acqua, in 2 mesi abbiamo un gigante di 20 metri. Quindi significa che all'interno di questo germoglio c'è tutta la potenza della natura, aminoacidi, eccetera, eccetera. Tant'è che i medici o nutrizionisti si sbizzarriscono a parlare delle qualità benefiche di questo alimento. E tra l'altro è anche buono. È paragonato un po' come sapore al carciofo, o anche più buono del carciofo. E quindi sconosciuto in Italia, ma non certamente in Giappone, in India, dove è un elemento di nutrizione. Un elemento di nutrizione viene considerato proprio un mangiare non sacro, ma quasi, nel senso che è anche valorizzato a livello economico come costo. Quindi sostanzialmente le derivazioni anche commerciali, sì, di un'impresa del genere sono il germoglio e la canna. Sì, diciamo che dal bambù non si butterebbe via niente. Dalla come dal foglia, maiale. Sì, un maiale verde. Sì. E dalla foglia, che contiene dei flavonoidi particolarmente interessanti per la salute, al rizoma, cioè la parte del bambù che sta sottoterra. Però i due principali prodotti sono il legname e il germoglio. Il legname, poi, dal legname di bambù si può produrre, chi si è preso la briga di contarli ha contato oltre 6.000 prodotti, però si produce di tutto, dalla cellulosa per fare carta o tessuti, famoso il tessuto di bambù, fino all'utilizzo proprio del materiale strutturale, travi, pannelli, parquet. Per rendere economicamente appetibile questa impresa, cioè lei adesso faccia finta di credere che io abbia 2 ettari di terra disponibile, no? Non ce l'ho, ahimè. Se no lo farei. Se la può procurare. Sì. Ce n'è tanta. Allora, cosa devo fare io? Allora, innanzitutto. Intanto, quanto terreno ci vuole per fare una. Noi al momento accettiamo bambusetti anche di una quantità di 1 ettaro. No? Okay. Chiaramente sotto l'ettaro non è molto significativo andare, perché poi è agricoltura, dobbiamo avere una certa dimensione. Allora, piantare il bambù è molto semplice, bisogna realizzare questa foresta di bambù, si prepara il terreno come per seminare il grano, quindi si lavora e non bisogna nemmeno andare troppo in profondità, si prendono le piantine, no? Si prepara prima un impianto di irrigazione, noi consigliamo anche di piantare il trifoglio come pianta di accompagnamento per preparare il terreno, perché queste piantine vanno poi messe in un terreno che, se c'è già un prato verde di trifoglio, rimane più fresco. Poi lui inizierà la crescita, quindi il primo anno i primi germogli misureranno 1,5 metri, da 1,5 metri fino a 2,5 metri. Il secondo anno possono arrivare a 5 metri e così via, crescendo anche di dimensioni. Verso il terzo, quarto anno, è possibile già iniziare la raccolta dei germogli.
Consideriamo che un bambuseto coltivato per la produzione dei germogli, perché i bambuseti possono essere poi spinti nella coltivazione. Mi scusi, no? Sì. Lei è adesso, un grande appassionato. Diventando... No, ma non la rendiamo troppo tecnica, sennò il pubblico da casa si perde, perché io sto cercando insieme a lei invece di far capire che c'è una possibile nuova strada anche in Romagna, no? Per rendere... Oggi ragioniamo tutti i giorni sulla difficoltà di fare reddito da parte dell'agricoltore, certo. Insomma, se questa può essere una strada, ben venga sostanzialmente. Sì. E, a proposito, ma lei ha parlato di questo tipo di cosa con le principali organizzazioni del settore, sto pensando alla Coldiretti, Confagricoltura, insomma. Certo, ormai diciamo che se prima ci guardavano un po' con diffidenza come tutte le cose nuove, poi si sono avvicinate all'argomento, alcune sedi hanno proprio sposato il progetto, quindi perché poi dipende anche dalle persone, come tutte le cose nuove. Anche se questa non è una cosa nuova, perché io lo ripeto sempre, non è che io mi sono inventato la coltivazione del bambù, io ho portato qua una cosa iper sperimentata che viene fatta da millenni, che poi adesso in modo sempre più moderno, con nuove ricerche, eccetera. Quindi le organizzazioni ormai ci considerano una nuova opportunità per l'agricoltura, una nuova realtà che è in espansione. Tant'è che siamo stati riconosciuti, siamo all'interno dell'AGEA per la PAC, quindi il bambuseto prende i contributi esattamente come un'altra coltivazione. È chiaro che ancora, essendo una prima fase, si sta aspettando il passo Senta, successivo. Questo tipo di impresa dà lavoro? Certo che dà lavoro. Dà lavoro e ha delle potenzialità enormi. Innanzitutto io sogno, no? E immagino, quando analizzo un pochettino il panorama agricolo italiano e vedo che ci sono milioni di ettari a cereali che ormai rendono poco o nulla, perché il grano, no? Se uno non ci rimette, ci guadagna 100-200 euro a ettaro, un qualcosa di, diciamo, ridicolo, no? Per le energie consumate, eccetera. E si parla di dai 7 ai 9 milioni di ettari coltivati a cereali. Se anche solo un milione, no, di questi ettari fosse, no, coltivato con piantagioni di bambù, noi avremmo una risorsa enorme, avremmo trasformato questi terreni in delle miniere che tutti gli anni ci producono, oltre che i germogli alimentari, che magari avranno un limite perché dopo di un po' c'è la saturazione, ma poi un legname, no, che noi possiamo utilizzare in tutte le industrie, perché tutto quello che l'uomo ha bisogno può essere creato da il legname del bambù. Quindi adesso si parla di nuove resine, di case fatte di bambù, oltre, diciamo, a un beneficio ambientale che potremmo avere, certo, enorme. Senta, adesso ci fermiamo per l'ultima volta, poi ragioniamo invece sulla possibile esito, come posso dire, commerciale, no, di questa iniziativa. State con noi.